Sullo spazio dedicato ai libri, oggi vi parliamo di rock, musica e giovani, con il testo Ma il cielo è sempre più rock, impronte di Dio nella musica degli adolescenti. Un libro che ha la prefazione di Don Luigi Maria Epicocco, scritto da Andrea Montesano, che sei uno psicologo che si occupa di musica, anche con la song therapy. Sì, è un utilizzo della canzone all'interno del setting di psicoterapia. E è uno strumento la canzone, uno strumento di crescita e può essere anche uno strumento clinico nella relazione sia con gli adulti che con gli adolescenti. A volte la canzone può essere uno spazio di ricordi, a volte la canzone può essere uno spazio importante per evocare degli odori, dei colori o delle esperienze. A volte il paziente ha bisogno proprio di riconnettersi con un proprio vissuto ed è lì che viene proposta una canzone. Quindi la proposta arriva sempre da parte dello psicoterapeuta, ma sulla richiesta del paziente, e succedono delle cose interessantissime. All'interno di questo testo non c'è solo la song therapy o un percorso anche spirituale e psicologico grazie al rock, alla musica che vuole parlare ai giovani. C'è anche una parte pastorale per gli adulti con Don Peppe Lo Grosso. Sì, una parte pastorale importante, evidenziata sotto tre temi principali, che sono i temi di noi adulti o di noi adolescenti, che sono quello della narrazione, della ricerca di senso e della libertà, analizzati proprio anche dal punto di vista pastorale, psicologico, musicale e pastorale, perché l'azione pastorale ha da partire con questi tre temi nella relazione con i ragazzi, perché diventa proprio un esercizio di preghiera nella relazione con loro e anche nella relazione con noi stessi. Grazie, perché questo testo non è solo per i giovani ma anche per gli adulti, attraverso la musica di oggi, la musica moderna, che ci può aiutare a fare un vero percorso interiore.